Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare un quadro generale dei rotabili circolanti sui treni regionali in Toscana. Provvederemo poi a fare un confronto tra di essi. Iniziamo subito. Ecco a voi l'elenco dei rotabili presenti sui treni regionali in Toscana. Vi balto al primo posto, una buona dose di medie distanze tra cui alcune originali, molti ATR 425 Jets e un paio di 324, circa una decina di ATR 521 Rock al momento, molti Minuetto Diesel, una manciata di ALN 668 e 663, le ultime ALE 642, ad Arezzo con TFT le ultimissime ALE 801 e Minuetto Elettrici. Non dimentichiamoci delle semipilota UICX. Adesso Luca ci illustra il confronto tra medie distanze e vivalto. Innanzitutto confrontiamo le date. Le medie distanze sono un progetto datato 1975, la Dub e Vivalto sono un progetto del 2004. In termini di velocità massima entrambi possono fare un massimo di 160 km orari. In termini di posti a sedere, basti sapere che servirebbero due medie distanze a vestiboli centrali per colmare l'intero spazio disponibile in una singola carrozza Vivalto. Un complesso di 6 carrozze Vivalto possiede quasi il doppio dei posti rispetto ad un complesso ad 8 elementi di medie distanze. In termini di comfort la silenziosità dei Vivalto è superabile soltanto da quella del Rock, laddove le medie distanze con le loro ruote quadrate danno l'impressione di sedere su un trattore. Nonostante ciò, il design classico delle medie distanze è ben apprezzato dai conservatori. La linea a Matteo. Quest'oggi il confronto che vado a fare è tra le TR 425 e le TR 521. Il primo prodotto dal 2014 al 2019 e il secondo prodotto dal 2019 ai giorni nostri, rimanendo tutt'oggi in produzione. Il Jazz è stato prodotto dalla Alstom, mentre il Rock è stato prodotto dall'Hitachi Italiana. Entrambi possono fare 160 km orari. Il Jazz ha una potenza di 2052 kW, mentre il Rock ha circa un terzo della potenza in più, avvicinandosi molto di più ad una E464. Con i suoi 600 posti a sedere, il Rock possiede circa il doppio dei posti del Jazz. Inoltre, il Rock possiede la più rapida accelerazione dei nostri treni moderni. In comune i due elettrotreni hanno il numero di carrozze, ovvero 5, e ciò nonostante, il Rock è il doppio della lunghezza. Il Jazz viene solitamente impiegato nelle strade secondarie, come nel caso della Pisa-Lucca, laddove il Rock si può permettere anche viaggi per tutta la regione. Solitamente sono le doppie di Jazz ad eguagliare questo compito. La linea ora va a Roberto. Il mio compito è di confrontare i Minuetti Diesel con le mitiche ALN 668 e 663. Le serie sfruttate oggigiorno delle automotrici sono principalmente provenienti dagli anni 80, mentre il Minuetto, come sappiamo, è del 2004. Le automotrici hanno funzione principalmente meccanica, laddove il Minuetto sfrutta moltissimo l'elettronica. In tutti e tre i casi troviamo una velocità massima di 130 km orari. Se analizziamo una quintupla di automotrici scopriamo che ha circa 300 posti a sedere laddove una tripla di Minuetti riesce ad eguagliare, ma con il grosso svantaggio dell'assenza degli intercomunicanti, cosa che può portare ad avere un intero convoglio pieno e due quasi vuoti. Se parliamo di comfort possiamo dire che in termini di rumorosità il Minuetto è il più silenzioso, seguito dalla 668 e dalla 663. Quest'ultima è la più rumorosa tra i treni diesel. Passo la linea a colei che sarebbe degna di un meme. Oggi sono qui per confrontare le ALE 642 con le ALE 801. Le prime nate nel 1975 e le seconde nate nel 1991. Il sistema dei motori delle 801 si basa molto su quello dei Caimani, mentre quello delle 642 è identico a quello dei Pendolini. Se parliamo di comfort, possiamo dire che la 642 è più silenziosa dell'801, la quale ricorda di più le medie distanze. Sono esistiti complessi a 5 elementi sia dell'una che dell'altra, ed entrambe arrivavano ad una capienza di 350 posti a sedere. In entrambi i casi la velocità massima è di 140 km orari, e la 642 è leggermente più potente dell'801. Ritorna la linea a Roberto. Parlerò brevemente dei Minuetti elettrici. Per la maggior parte identici a quelli diesel, ma con la differenza che possono viaggiare fino a 160 km orari. Sono i precursori dei moderni jets e sono ovviamente più silenziosi di quelli diesel, data l'assenza dei motori a combustione.
Sulle semipilota UICX basta dire che l'esperienza è identica a quella di un viaggio in Intercity in seconda classe. La silenziosità arriva vicinissimo a quella di un bivalto. Non c'è da stupirsi considerato il fatto che queste carrozze principalmente sono state create per gli Intercity. Anche queste viaggiano alla velocità massima di 160 km orari. Con questo concludiamo. Ringraziamo tutti per la visione e aspettiamo nuove idee per nuovi video nei commenti qui sotto. Ciao!